Amiche ed amici di Pachino Cam News, un ben ritrovato sui nostri canali. Oggi 2 giugno 2011 siamo qui presso Piazza Regina Margherita per festeggiare appunto la festa della Repubblica, una ricorrenza importante, ancora più importante nell'anno in cui si festeggiano i 150 anni dell'Unità d'Italia. Il 2 giugno ci ricorda che la nostra Repubblica è nata da lotte, dolore ed impegno civile. È una data che mette al centro dell'attenzione la nostra Costituzione. Qualunque siano le nostre idee, la Costituzione italiana ci unisce tutti, fissa i valori democratici del nostro Paese. Tutta l'Italia oggi ricorda e festeggia. Anche a Marzamemi una festa di piazza con musica e teatro celebra la ricorrenza del 2 giugno. Vi confido che Marzamemi nella sua completezza è pieno di gente, di visitatori accorsi da ogni dove. Continuo. La festa del 2 giugno a Marzamemi è organizzata dai giovani democratici della CGIL e da Lega Ambiente ed è sostenuta da realtà economiche e commerciali del territorio. Una nota di Barbara Fronterré, la quale ha dichiarato una festa popolare per ricordare a tutti noi i valori fondamentali. Colgo l'occasione per ringraziare anche lo sponsor ufficiale di questo evento dei video di Pachino Cam News, ovvero Licca Muciula. Vi consiglio vivamente di visitare il sito www.liccamuciola.it, che appunto è una delle attività sostenitrici e sponsor delle riprese video. Bene, vi lascio con le immagini di quello che accadrà a breve qui in Piazza Regina Margherita. Bravo! Bellissimo! Bellissimo! Ma un mega. Cari giovani, amici, compagni, insomma tutti coloro che stanno qui in piazza questo pomeriggio. Ricordiamoci che oggi è un giorno fondamentale per la nostra grande patria, la nostra Repubblica che esiste da tantissimi anni e ogni anno il 2 giugno viene onorata a livello eccellente. Signore e signori, loro sono il Papa Ceca, torneranno fra un po' a fare musica insieme a noi e così si levò l'applauso spontaneo di Piazza Regina Margherita per questi musicisti musicanti. Grazie. Ebbene signori, il 2 giugno, come detto prima, è la festa della Repubblica, la festa nazionale italiana celebrata ogni 2 giugno. Di fatto è ufficialmente la principale festa nazionale civile italiana. In questa data si ricorda il referendum istituzionale indetto a suffragio universale il 2 e il 3 giugno del 1946, con il quale gli italiani venivano chiamati alle urne per esprimersi su quale forma di governo, monarchia o repubblica, dare al paese in seguito alla caduta del fascismo. Ebbene, signori e signori, l'Italia diventerà Repubblica e i monarchi di Casa Savoia verranno esiliati. Il 2 giugno è l'unica festa nazionale d'Italia. Signori, questa è una data da confermare e riconfermare ogni qualvolta si parla di unità, ogni qualvolta si parla di libertà, di espressione, di movimento. Signore e signori, ascoltiamolo, rimarremo incantati. Eccolo, è lui. Roberto, ti cedo tutto questo palco, è tuo, a dopo. Grazie. Ma bello questo palco anche perché richiama l'idea di un cantiere ed è un po' l'idea, il rimando che con questa bandiera che sventola vorremmo ciascuno di noi avere in questi giorni ventosi, no? Dove c'è un particolare vento che sta spirando dal nord e spero che presto riesca ad arrivare anche nel mezzogiorno d'Italia in modo travolgente. E oggi ricordiamo, come diceva Denise, la festa della Repubblica il 2 giugno e questa data rappresenta il coronamento di un percorso particolarmente significativo quest'anno perché è il compimento di un percorso dedicato al 150esimo dell'Unità d'Italia. Abbiamo iniziato lo scorso 17 marzo con il ricordare l'evento dell'unificazione del nostro paese e la storia di questo paese, la storia dell'Italia. Al presidente Napolitano dobbiamo essere riconoscenti di averci fatto riscoprire l'orgoglio di essere italiani, l'orgoglio di essere un popolo che nonostante tutto, nonostante spesso una cattiva politica, nonostante le difficoltà quotidiane nel poter portare a compimento quello che è la normale sopravvivenza, nonostante tutto, dicevo, ci ha fatto scoprire di essere
terribilmente attaccati a questa bandiera. Grazie Roberto Bruno, grande storico del nostro, della nostra città, siamo lieti di averlo sempre in compagnia quando si tratta di fare Baldoria da questo palco, una buona Baldoria, quella seria. Ebbene signori, noi alterniamo parole dette, parole recitate, parole storiche, parole ricordate con la musica dei Papa Cieca al momento e questa sera Davide Di Rosolini. Insomma, il pomeriggio è veramente intrigante, da viverlo tutto quanto per intero. Sommario, ma per quanto è possibile completo e ragionato dei fenomeni, cioè delle colpe, non è mai stato fatto. Forse la cosa è considerata insostenibile. Perché ai capi di imputazione che ho qui sopra elencato c'è molto altro da aggiungere, sempre a proposito di ciò che gli italiani vogliono consapevolmente sapere. Gli italiani vogliono consapevolmente sapere quale sia stato il vero ruolo del SIFAR. Gli italiani vogliono consapevolmente sapere quale sia stato il vero ruolo del SID. Gli italiani vogliono consapevolmente sapere quale sia stato il vero ruolo della CIA.
gli italiani vogliono consapevolmente sapere fino a che punto la mafia abbia partecipato alle decisioni del governo di Roma o collaborato con esso. Gli italiani vogliono consapevolmente sapere quale sia la realtà dei cosiddetti golpe fascisti. Gli italiani vogliono consapevolmente sapere da quali menti e in quale sede sia stato varato il progetto della strategia della tensione, prima anticomunista e poi antifascista, indifferentemente. Conosce quelle bionde, si chiamano sciocche e insieme alla sua vita che ti la fanno sempre boom boom.